Nella prestigiosa cornice di Palazzo Franchetti di Venezia, nell'ambito di Urban Promo, l'evento di marketing urbano e territoriale promosso dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, la Regione Basilicata ha presentato Arte Pollino e Visioni Urbane. Le due iniziative puntano sulla creatività come strumento per lo sviluppo del territorio. Il sistema che abbiamo impiantato proprio ha come obiettivo quello dello sviluppo del territorio attraverso un nuovo elemento che è l'arte contemporanea, che sono gli artisti nel suo complesso. La capitalizzazione di questo intervento non è solamente come prospettiva, è anche nel vivere proprio il progetto, tant'è vero che il sistema attuativo di questo progetto ha visto l'interesse e la partecipazione di vari soggetti che a vario titolo hanno interesse sia sull'arte che sull'ambiente. I pannelli didascalici installati dalla Regione Basilicata all'Urban Promo mostrano le opere realizzate nell'ambito di Arte Pollino da artisti di fama internazionale del calibro di Kanster Holler, Anish Kapoor e Giuseppe Penone. Arte Pollino considera l'arte contemporanea come uno strumento per promuovere il territorio, per favorire la sua crescita in termini culturali, sociali ed anche economici. Perché partendo dall'opera degli artisti, che sono le avanguardie del nostro tempo, c'è la possibilità di realizzare qualcosa di nuovo, di inedito nel territorio, che attiva le energie innanzitutto culturali, sociali e poi conseguentemente crea un prodotto che può essere venduto. L'Ufficio Urbanistica della Regione Basilicata, in collaborazione con il Dipartimento Attività Produttive e l'APT, ha presentato inoltre le politiche di sviluppo sostenibile della Basilicata attraverso i diversi strumenti di governo del territorio. Presentata anche la sesta rassegna urbanistica nazionale che si terrà a Matera dall'1 al 6 marzo 2010.